Fulvio, ma questo che cosa sarebbe? Il tuo viaggio a New York hai portato In questo? effetti, esatto, io arrivo da un viaggio in America, sono stato a New York e non potevo non tornare a casa senza farti almeno una delle cose che là cioè vale proprio il viaggio per andare, no? Che è questo New York Burger. Eccolo lì, questo è Fulvio. Allora, io lo chi lo segue sui social, è stato in tutti i ristoranti. Io ho fatto un giro di ristoranti, me li sono appuntati. La prossima volta che vado faccio il giro anch'io, perché Sì. se c'è stato lui. E questo l'hai visto fare in un posto particolare? Allora, questo diciamo che viene chiamato lo smash burger, no? Smash è schiacciato Beh, perché meno viene male che schiacciata la schiacciato. carne, assolutamente, guarda che bello che... E diciamo che ce ne sono tantissimi, in alcuni posti Ma lo come, io mi fanno. chiedo sempre, come si mangia E questo? dopo te lo faccio vedere, Ah, tanto ecco. non vedo l'ora di farti vedere come si Anch'io, mangia. anch'io. Partiamo però dal Dai. pane, quindi, Sì. perché il pane è importantissimo per l'hamburger ed è sempre la parte che spesso viene sottovalutata. Si pensa tanto al ripieno ed è giusto, ma il pane deve contenere tutte No, queste cose guai. buone. Giusta consistenza, giusto gusto, non deve prevalere, ma deve essere al servizio anche di tutto quello che c'è all'interno. Farina, sono 500 grammi di farina tipo zero. Qui ci vengono dai 6 agli 8 panini, anche lì dipende quanto grandi vogliamo fare questi panini. 7 grammi e mezzo di lievito fresco di birra, lo vado a mettere direttamente nella nostra ciotola. E poi l'acqua. Iniziamo piano piano a mettere l'acqua, sono 275 grammi d'acqua. Mettiamo l'uovo, anche qui importante perché l'uovo, qui ne mettiamo solo uno. Il panino dell'hamburger, quello diciamo che si mangia soprattutto negli Stati Uniti, che ormai diciamo è diventato famoso in tutto il mondo, ha la caratteristica di essere molto molto vicino a un pan brioche. Quindi i grassi sono, in questo caso utilizzeremo del burro, ma servono le uova, servono degli zuccheri, quindi è un pane semidolce, quindi non facciamo l'errore di non mettere appunto zucchero o miele, in questo caso io li metto tutti e due, perché servono proprio per dare anche la consistenza giusta, oltre che al sapore. Quindi deve essere un bel equilibrio tra il dolce e il salato. Naturalmente io in questo caso uso un miele d'acacia, un miele molto delicato, per no, perché non deve prevalere, ma è importante che ci sia. Poi in alcune ricette lo troviamo, in altre no. Io nel mentre continuo ad aggiungere piano piano l'acqua, in questo caso io metto un po' di patata disidratata, che sono i fiocchi di patate che possiamo naturalmente comprare E cosa dove serve? vogliamo. Beh, consistenza. Consistenza, morso Sì, anche perché il soprattutto. panino deve essere consistente, no? Se Sì, no poi si... consistenza nel senso, tipologia di consistenza è anche quando mordiamo il panino, la patata, in questo caso i fiocchi. Usare la patata bollita si può, ma bisogna fare attenzione a mettere nelle giuste dosi. Cioè più semplice coi Sì, fiocchi. bravissima, ti dà quella possibilità di mordere il panino e avere la stessa consistenza della carne all'interno. Quindi andiamo a mettere tutto praticamente quasi insieme, facendo sempre solo attenzione a non avvicinare troppo gli zuccheri al lievito, ma comunque basta un istante dopo. Andiamo a impastare bene tutti gli ingredienti e poi, verso la fine, come sempre, andiamo a mettere il nostro sale, che va a rendere più tenace il nostro impasto e poi naturalmente serve a dare il contrasto con la parte di zuccheri e alla fine io in questo caso vado a mettere il mio burro che sono 25 grammi per mezzo chilo di farina, possiamo spingerci fino a 75 grammi anche, però io naturalmente il burro mi dà un po' anche lì la possibilità di avere un morso, io lo chiamo morso, cioè la possibilità di Ma il mordere il pane è panino. fondamentale secondo me, nell'hamburger, Fondamentale. perché deve avere un sapore particolare, cioè deve essere. Quando mordi il panino è vero che tu senti anche tutto il ripieno, ma il pane è E poi buonissimo. guarda, in questo caso è un po' meno, ma solitamente il pane è almeno il 40% del panino, no? In questo Certo. caso è il 25%, Beh, perché perché c'è abbiamo più. voluto esagerare, Però solitamente il eh? 40-50% di un hamburger è pane, quindi il pane deve essere buonissimo. Impastiamo molto bene, quindi facciamo allisciare bene l'impasto, vedi che ho iniziato col cucchiaio e ora vado con le mani e quando l'impasto è bello liscio, omogeneo, non si appiccica più alle mani, lo facciamo riposare nella ciotola a temperatura ambiente fino a raddoppio, un'ora e mezza circa più o meno, Perfetto, e dopo e ti dopo faccio vedere. vediamo come viene, naturalmente noi Certo. ce l'abbiamo già pronto. Ok. Allora, quel mega panino
Hamburger New York, adesso lo facciamo. Adesso lo facciamo, abbiamo iniziato dall'impasto, Anto, parlando dell'importanza del pane, no? È giusto. Che è una parte fondamentale di tutti i panini, ma dell'hamburger ancora di più, perché oltre a contenere gli ingredienti deve avere una giusta consistenza che non sia né troppo, diciamo, masticosa, ma che sia in linea con gli ingredienti che abbiamo all'interno. Farina, 500 g di farina tipo 0, 13 g di proteine, 7,5 g di lievito fresco di birra, lo mettiamo subito insieme alla farina, l'acqua che sono 275 grammi, andiamo ad aggiungerla quasi tutta insieme all'uovo, un uovo per questa ricetta. Dopodiché mettiamo gli zuccheri, in questo caso uso zucchero e miele insieme per dare proprio questa tipicità della leggera dolcezza all'interno del nostro pane. Ho usato i fiocchi di patate disidratati, ho impastato tutto insieme, alla fine metto il sale e quando l'impasto è diventato bello omogeneo vado con il burro, in questo caso sono 25 grammi, possiamo arrivare a un massimo di 75 grammi appunto per il nostro panino. Lo facciamo lievitare fino al raddoppio del volume, circa un'ora e mezza, dipende poi sempre tanto dalla temperatura che abbiamo in casa, no? E quindi l'importante è non utilizzare il frigorifero in questo caso, ma andare direttamente a far lievitare. È un impasto anche per proprio tipologia dell'impasto abbastanza veloce, no? Quindi non serve troppo tempo, possiamo svegliarci al mattino o in questo caso la guardiamo adesso in TV e per stasera abbiamo già i panini pronti per meravigliosi. Guarda, io ho diviso l'impasto in 6, anche qui dobbiamo decidere, io faccio 5 o 6 panini a seconda della grandezza che li vogliamo, decidiamo appunto di fare le nostre pezzature. Quello che consiglio è di fare le pezzature il più simili possibili, semplicemente perché poi in cottura riusciremo ad avere la stessa cottura, l'uniformità di cottura. Allora vado a farmi queste palline che dobbiamo prenderci un attimo di tempo, possono volerci anche due riprese, per farle belle lisce e chiuderle bene sotto, perché il panino ha bisogno proprio di essere bello compatto e bello liscio per fare l'ultima lievitazione. In teglia con carta da forno vado semplicemente a posizionarli sopra e anche qui, se la prima lievitazione era a raddoppio del volume, anche qui dobbiamo farli raddoppiare di volume. Qui ce ne sono 5, li ho fatti anche leggermente più grandi, ma il concetto è che dobbiamo proprio farli lievitare molto bene. Vedi che io li schiaccio leggermente e poi che cosa facciamo? Andiamo con un uovo sbattuto per dargli appunto quella lucidità alla crosta. Tipica dei panini con... Tipica, brava, dei panini d'hamburger, che ricordiamo sono dei parenti molto stretti dei pan brioche, no? Certo. Quindi c'è il burro, ci sono le uova, in questo caso abbiamo messo appunto le patate, ma sono dei panini morbidosi e sono anche leggermente dolci. L'uovo mi serve anche a far attaccare, in questo caso io metto i semi di sesamo, ma possiamo lasciarli anche naturali, a me piacciono perché quelli che mangio a New York hanno sempre i semini di sesamo e secondo me sono belli. A questo punto andiamo semplicemente in cottura a 240 gradi per 10 minuti, 10-12 minuti. E poi arriva il bello. E poi arriva la parte più divertente. Quindi sono 10 no? minuti di cottura. 10-15 minuti, dipende sempre dalla pezzatura. Ah. È importante che guardate come riescano ad avere già bene sono bellissimi così, questo colore, possiamo... no? Però noi li facciamo per riempirli. Vieni, Perse. Noi andiamo negli Stati Uniti. Ormai le abbiamo, ma negli anni... Io sono che figlio buono. Degli anni 80. A Milano c'erano i paninari. È vero. No? È vero, ecco, come paninari. Che andavano si vestiva da paninaro. Allora, innanzitutto la morbidezza, Anto, guarda. Schiacciamolo. Ecco qua, c'è anche una foto dei paninari. È vero, ecco, questa era la nostra generazione. Esatto. Morbidezza del panino. Ma tu, scusami, ma negli anni 80 tu eri un bambino. Io ero un piccolissimo, nato. Ma poi dopo... all'asilo eri. Guarda la morbidezza. Morbidezza del panino, che adesso lo facciamo, importantissimo che abbia questa consistenza, guarda, che deve essere una spugna. Meraviglia. Adesso andiamo con pomodoro di base, sotto, poi guarda, lo smash burger viene fatto perché in America ci sono proprio delle vere e proprie presse, è vero. No? Non esatto, so se quindi vede. Dovete si mettere... Io ho messo un batticarne sotto per schiacciare, diciamo, il perché nostro hamburger. Perché deve essere bello basso. Esatto. Primo, lo mettiamo, sì, bello basso. Naturalmente con l'hamburger caldo gli andiamo cheddar. A mettere questo. Il cheddar, il classico I formaggio pickles. Che si usa. Questi sono i cetriolini che sono sott'aceto. A me non piace il cetriolo classico, ma sott'aceto mi piace sì. tantissimo. Poi andiamo a mettere l'altro
hamburger, perché dopo questo è proprio altissimo, sì, 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 questo è altissimo come deve essere. Poi andiamo a mettere il cheddar, che poi piano piano si scioglierà, e qui andiamo con il bacon. Può questo mancare fatto, il bacon, potete farlo in padella, nella stessa padella del dove avete fatto gli hamburger. Poi esagerando mettiamo anche l'uovo. No, va bene, io metterei anche l'uovo, mettiamo, perché questo poi mettiamo. Questo poi si rompendolo ci fa la parte cremosa. E poi un pizzico. La cipolla caramellata ci sta. Buonissima, guarda. Ci sta. Però adesso io vorrei capire come facciamo a mangiarlo. No, perché adesso, io vorrei assaggiarlo. Adesso mi immolo per te, Antonella. Mettiamo qua. Schiacciamo. Mettiamo la bandierina. Born in the USA. E adesso, se vuoi, lo posso tagliare. Sì, sì, dai, taglialo. Schiacciamo. Schiacciamo. Guarda l'uovo che esce. In teoria non bisognerebbe tagliarlo. Posso? Sì, dai. Vado io, vai tu. No, vai tu. Allora, bisogna schiacciarlo molto bene. E dare un bel morso. C'è un'anaconda praticamente. Beh, che invidia. Io ne voglio uno un po' più piccolo. Posso mangiarne uno un po' più piccolo? Perché mi piace tantissimo. Ma devo andare a fare il gioco. No, ma io adesso intanto guarda come morbido, si rompe. Senti il panino. Ma vedi cosa lo faccio, Anto? Me lo prepari? Ma certo. Va bene.